100 curiosità sul film di Steven Universe! E perché sì, finalmente sono riuscito a raccogliere una quantità di curiosità che sia paragonabile a 100. Curiosità numero 1: i fiori del giardino di Spinello sono dei non ti scordar di me. Oh, lo sapevate che Stag, la fusione di Steven e Greg, in inglese significa fregno? Oppure che l'idea del film è nata quando, nel 2015, Rebecca Sugar è partita per il Giappone. Durante il viaggio, il suo cellulare ha resettato ogni informazione, ogni messaggio, ogni foto, perdendo, oltre a varie cose personali, tantissimi progetti, appunti, foto e video di Steven Universe. Rebecca ha pensato che sarebbe stato bello fare un film affrontando un reset dei personaggi per comprenderli meglio, proprio partendo da questa esperienza. Poi il film è ambientato fra il 21 e il 22 maggio, perché potete vederlo sul poster di Sadie Killer e del suo concerto. L'ultima volta in cui Spinella è stata toccata è quando Diamante Rosa le ha toccato il naso prima di andare, mentre il suo primo contatto con altri individui è quando tocca il naso a Perla. Poi Lars ha detto una sola frase in tutto il film. E potete notare che Lapis si aggrappa a Bismuth ora quando ha paura. E quando Spinel parla a Steven chiedendogli che ne sarà di lei e se vuole rinchiuderla da qualche parte o abbandonarla, potete notare che l'espressione di Bismuth e Lapis sanno bene di che cosa si sta parlando. Prima che Garnet recuperi la memoria, ogni singola frase che dice è una domanda. Questo perché lei ancora non sa di essere la risposta. È stato confermato che i due zirconi che ascoltano il discorso di Steven sono gli stessi del processo. E lo stesso dovrebbe essere per Jasper. Nei film abbiamo la primissima apparizione di sangue in tutta la serie. E a quanto pare abbiamo scoperto che Cipollo non cresce. E Cipollo, guarda caso, è in ognuno dei luoghi in cui Steven cerca ametista. I vestiti piumati che i protagonisti indossano alla fine del film sono gli stessi di un vecchio poster del 2016. Per fare il film ci sono voluti ben 4 anni. Mentre la canzone iniziale ha una versione alternativa del testo della sigla. Steven diceva che il mondo già crede in Garnet, Ametista e Perla, mentre Diamante Bianco dice che tutti già credono in Steven. La canzone di Sadie, invece, è un riferimento alla canzone Yes Sir, No Sir, cantata dai The Kinks. Nella casa di Steven, poi, potete notare che c'è la spada di Rose, la dea Selene, il nastro adesivo del Geode, la storica foto di Greg e Rose. L'album di Greg ai tempi di Rose, la donna Ranger, la tazza di Rebecca Sugar firmata Cartoon Network, il tè a Yagi di Pino, il ritratto di Steven e Garnet, il poster di un nuovo film di Lama Solitaria, una PlayStation 4, la cuccia di Leone, il cannone da t-shirt, gli occhiali da sole di Steven, la pala da baseball dei Rubini, uno dei giochi da tavolo dell'episodio Il Test, l'ombrellone che prima stava fuori dalla casa, i disegni di Nefrite, una foto del fienile e beh. Probabilmente anche molto altro. Lo sapevate che Spinel è animata in stile Rubber Hose, che è la tecnica di animazione usata negli anni 20 e 30 in America? L'accento e il registro della voce di Spinel sono invece tipiche degli anni 20 a New York. La canzone Other Friends è in stile Electro Swing, l'unione di musica elettronica e di musica anni 20. I capelli di Spinel non sono mai in prospettiva, proprio come le orecchie di Topolino. La nuova forma di Spinel invece è più simile a Oswald, il coniglio fortunato, il primissimo cartone animato fatto da Walt Disney che poi venne completamente sostituito da Topolino perché rubato dalla Universal. Gli attacchi di Spinel sono spesso molto simili a quelli di Luffy di One Piece o a Jake il cane. Quando Spinel fa puff, la nuvoletta rosa che crea ha la forma dei capelli di Diamante Rosa. La sequenza iniziale del film è tipica della Disney anni 40 e 50. Una foto di Connie è un riferimento a Conan, il ragazzo del futuro. Una serie di Hayao Miyazaki. Buck Dewey è vestito da Prince. La canzone di Bismuth era già apparsa nel suo episodio come strumentale. Stag è l'unica fusione 100% maschio. Stag fa vari riferimenti a Elvis Presley, Freddie Mercury e altri cantanti rock di vario tipo. Lo spinello era spesso usato nelle corone e rappresentava il preservare la giovinezza o, nel film, la fanciullezza e l'infantilità. Spinella è pensato come una parodia dei personaggi anime che appaiono all'improvviso e diventano in un giorno personaggi principali. Rebecca trova assurdo che lei voglia essere la migliore amica di Steven a forza fin dall'inizio all'improvviso. Zach Calliston, doppiatore di Steven, disse che il film avrebbe introdotto l'arco narrativo più importante di Steven Universe. Rebecca Sugar non si è mai tagliata i capelli, da quando ha iniziato a fare il film fino a quando non l'ha finito. Inoltre ha confermato che nel film è nascosto il motivo per cui Diamante Rosa ha perso la sua perla originale.
e le è stata data la sua nuova perla, la nostra perla. Prima del film è andato in onda un cortometraggio specialissimo su Infinity Train. Nel videogioco Steven Universe Racconti Spettrali, una perla attende il suo proprietario per migliaia di anni, convinta che ritornerà. Come Spinel. Quando Garnet si rigenera, possiamo distinguere Rubino e Zaffiro cambiare forma insieme a lei. La canzone Everything Stays, che Rebecca Sugar scrisse e cantò anni fa per Adventure Time, racconta esattamente la storia di Spinel. Rebecca ha spiegato che da piccola aveva dimenticato il suo peluche preferito in giardino. Nonostante ci tenesse moltissimo, lo aveva dimenticato in giardino e aveva dimenticato che fosse lì, e per molto tempo. E quando lo ritrovò, vide che era sottosopra e tutto scolorito. Il peluche era un coniglietto nero, e ora aveva la parte inferiore completamente bianca. E il coniglietto era cambiato senza di lei, e Rebecca non poteva più farci niente. Non era migliore o peggiore di prima, solo diverso. La regia della scena della fusione di Arcobaleno Quarzo e quella di Steg è praticamente identica. Alla fine del film, Bismuth parla con una coppia di lesbiche, con un bambino! La sceneggiatura è stata scritta dal marito di Rebecca. Fra le cose distrutte dall'iniettore di Spinel c'è anche l'auto gialla e costosissima di Kevin. Rebecca Sugar ha detto di essersi sentita come Spinel proprio nel fare cartoni, perché il pubblico, quando smette di giocare col tuo programma, lo abbandona e chi lo ha fatto non può più farci nulla. Rebecca ritiene che Spinel sia la prima gemma che Steven non è riuscito a far ragionare, visto che è lei stessa, da sola, a cambiare idea quando capisce che non può più far male a nessuno. Nonostante ciò, ha detto che il futuro dello show vedrà di mostrare un cattivo con cui davvero non si può ragionare. Con un'enorme rivelazione, Rebecca Sugar ha rivelato che l'idea originale di Steven Universe arriva dalla Bella Addormentata. Steven sarebbe Rosa Spina, che non sa di essere una principessa e vive lontano da palazzo. Vive con tre madrine che non sono i suoi veri genitori. E la trama inizia quando il suo tempo scade e una cosa fatta dai suoi genitori ricade su di lui. Steven scopre di essere Diamante Rosa, così come Rosa Spina scopriva di essere Aurora, e così deve andare a vivere a palazzo con la sua famiglia originale. Questo significa che il prossimo passaggio sono 100 anni di sonno per Steven? Durante il concerto potete notare che quasi tutti gli umani hanno l'aspetto di persone che hanno lavorato al film. E quando Garnet e Spinel ballano, la donna in mezzo a loro due è Rebecca Sugar. Spinel doveva avere la testa a forma di cuore. Il nuovo design di Steven era già pronto dal 2013. Change Your Mind è stato finito nel 2017. L'episodio Mindful Education venne animato da un ospite speciale, Takafumi Hori, che ha animato anche Other Friends e Change. Il film sarà trasmesso il 2 novembre a Lucca Comics. Ma arriverà doppiato in italiano solo molto tempo dopo, in teoria. Già. Magari ci fanno la sorpresa ed è in italiano. Mentre il 1 novembre 2019, troverete Rebecca Sugar a Lucca Comics and Games, in un evento presentato da CEO. Sì, davvero. Rebecca Sugar, in Italia, a Lucca Comics, il 1 novembre. Non so che ora, però sappiate che io ci sarò di certo, sia il 1 novembre che il 2 novembre. Quindi cercate pure me, visto che c'è tanta gente famosa, c'è Rebecca Sugar e io ovviamente sono una persona speciale, un bambino piccolo Aiutatemi. Chissà, forse verrò con qualche cosplay, potrei fare diamante giallo, sapete?